Tris di reti alla Nissa per avvicinare l'obiettivo salvezza. Vince comodamente il Palazzolo che, pur non giocando a ritmi elevati, conquista facilmente i tre punti contro il fanalino di coda della classifica. La squadra di casa, in campo in maglia scura, comincia in sordina e solo al 16esimo, su palla inattiva, crea la prima occasione. Il portiere Amendola però si oppone in tuffo al colpo di testa ravvicinato di Perricone. Quattro minuti dopo Sarli imbecca Mazzeo, la cui inzuccata trova ancora pronto alla respinta il portiere ospite che, nel prosieguo dell'azione, è ancora reattivo sul nuovo tentativo dell'attaccante palazzolese. Un minuto più tardi l'estremo difensore della Nissa dice ancora di no a Mazzeo, che però al 25esimo si riscatta appoggiando in rete il tiro cross delizioso di Ike. Sbloccato il risultato, il Palazzolo gioca con maggior disinvoltura e al 37esimo Aperi e Ike danno spettacolo con un delizioso scambio ravvicinato che buca centralmente la difesa della Nissa, ma ancora una volta ad evitare il peggio è Amendola con questa uscita bassa sui piedi del numero 7 di casa. Quattro giri di lancette e il portiere della Nissa vince nuovamente il duello ravvicinato con Mazzeo, che colpisce di testa senza riuscire a superarlo. Poi il tiro debole di Sarli viene respinto da un difensore della Nissa. La formazione ospite fa quello che può, prova a limitare i danni, ma al 64esimo deve arrendersi a Mazzeo, che fa centro al secondo tentativo dopo lo splendido intervento di Amendola, sempre lui, bravo un attimo prima anche su Sarli. Sul 2-0 la gara è praticamente chiusa, ma c'è ancora tempo per la terza rete. La realizza sul rigore il numero 10, ex Siracusa, che si era procurato la massima punizione costringendo il portiere a fermarlo con uno sgambetto per evitarne la segnatura. Al 91esimo il giovane Gennarini potrebbe scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, ma sarebbe stata una punizione eccessiva per questa giovane e volenterosa Nissa.